già durante la relazione di Serena, in modo che riusciamo a organizzare la discussione nel modo e con le tempistiche migliori. Almeno questa distanza. Ok, lascio la parola a Serena per la relazione. Grazie, allora io non mi avverrò di potenti mezzi multimediali per questa relazione, anche se Vittorio mi ha detto che poi forse farà qualcosa alla lavagna. Però vorrei partire dal titolo che abbiamo dato a questa discussione, Populismo dalle origini latinoamericane ai giorni nostri, in realtà partendo proprio dai giorni nostri, perché credo che se si volesse fare un calcolo statistico delle parole più ricorrenti nella stampa borghese, mainstream, sia nazionale che internazionale, la parola populismo credo che schizzerebbe alle primissime posizioni. C'è stata negli ultimi anni, in relazione anche agli sviluppi che ci sono stati a livello internazionale in diversi paesi, una proliferazione di elaborazione teorica e politica sulla questione del populismo. Io ho trovato recentemente sul Financial Times, c'è proprio una rubrica, cioè la rubrica sulle recensioni dei libri, in cui appunto a fine marzo è stato pubblicato un articolo che si intitola La democrazia occidentale è in pericolo, e questo articolo appunto è una serie di recensioni di libri scritti da, si dice, accademici delle università più prestigiose degli Stati Uniti ed esperti provenienti appunto dal mondo accademico, su un tema che si dice fino a qualche anno fa sarebbe stato isterico opporsi questa questione, no, della democrazia in pericolo nel mondo occidentale, però oggi invece è una discussione appunto mainstream, come dicono loro. E mi ha colpito appunto all'interno di questa bibliografia molto fatta di tanti testi sul populismo un libro di un professore di Harvard, Yashka Munk, che si intitola Il popolo contro la democrazia, perché la nostra libertà è in pericolo e come salvarla. E in questo testo, appunto all'interno della recensione, si dice che il populismo in Europa e negli Stati Uniti è spinto da un impulso che mette l'accento sui diritti democratici della maggioranza, ma è a poca pazienza nei confronti dei diritti delle minoranze che sono centrali per il liberalismo. Ora, credo che questa, diciamo, questa definizione, questo accenno appunto al contenuto del populismo in testi che rappresentano il punto di vista della classe dominante, la dice lunga su quello che è, su quella che è la definizione di populismo appunto all'interno di questi ambiti accademici che appunto sono direttamente espressione del grande capitale, in cui con populismo fondamentalmente si indica tutto ciò che non si riesce a controllare, appunto con cui le maggioranze cercano di imporre la loro volontà contro le minoranze che invece devono essere difese e tutelate. E all'interno di questo calderone che appunto loro chiamano populismo mettono dentro un po' di tutto, da fenomeno Trump al Front National e la Marine Le Pen in Francia, fino ad arrivare invece a espressioni progressiste come quelle che abbiamo visto in Europa, in Spagna con Podemos, la France Insoumise di Mélenchon in Francia, e quindi mettono dentro tutto, contenuti di classe anche contrastanti, e dando una definizione che quindi ha un valore scientifico scarso per non dire nullo, ma che comunque ci dà già un primo spunto di riflessione su come la classe dominante appunto si approccia rispetto a fenomeni che difficilmente riesce a controllare. Ora, se vogliamo invece affrontare la questione da un punto di vista più rigoroso, più scientifico, noi invece viviamo in un paese in cui abbiamo un'espressione più
scientificamente appunto definibile populista. Perché comunque l'espressione del Movimento 5 Stelle negli ultimi anni ha delle caratteristiche che appunto ci consentono di inserirla invece e associarla a questa definizione, perché a differenza appunto delle formazioni politiche che citavo prima, in cui comunque il campo di classe, no, è ben dichiarato, cioè o dalla parte della classe dominante o comunque nel campo della classe lavoratrice, comunque nel campo progressista, il Movimento 5 Stelle si pone con un approccio interclassista in cui fa appello, comunque comunica e intercetta la rabbia delle masse lavoratrici, gran parte del voto operario dei lavoratori è andata verso questo partito, però contemporaneamente si propone come un punto di riferimento per la classe dominante di questo paese, e lo abbiamo appunto visto con tutto, diciamo, il tentativo da parte di Di Maio di accreditarsi come un uomo politico in grado di poter esprimere politiche che comunque difendano gli interessi di Confindustria, dei capitalisti italiani. E per cui in Italia abbiamo un dibattito in cui ci si confronta sul terreno, appunto sulla definizione di populismo, a partire da un fenomeno che appunto rappresenta in maniera più vicina, più fedele le caratteristiche di questa corrente politica. Ora, c'è da dire che l'esplosione appunto di questo movimento, che oggi appunto si appresta a formare un governo insieme alla Lega, ha aperto negli ultimi anni un dibattito all'interno della sinistra. Tutte le organizzazioni che ci sono appunto nella sinistra italiana, e anche qui, quindi anche in questo ambito c'è stata una proliferazione di dibattiti, convegni, testi che abbiamo anche recensito, di cui abbiamo appunto scritto nella nostra rivista, sulla questione del populismo, ma sull'interpretazione anche, no, di questo fenomeno che comunque si è imposto nel panorama politico italiano in maniera prorompente. Ora, c'è da dire che in questo dibattito appunto che ha coinvolto la sinistra ci sono tante posizioni differenti, tante sfumature, però c'è un punto comune, dirimente, e credo che non sia un caso che alle ultime elezioni abbiamo avuto una lista che ha messo insieme correnti politiche molto diverse tra di loro, cioè Potere al Popolo, sulla base di una questione che le ha accomunate, e cioè fondamentalmente il superamento del concetto di classe, della classe lavoratrice come riferimento della propria azione politica, e la sua sostituzione con la categoria del popolo. E su questo, come dicevo, c'è stata una grande elaborazione, libri, dibattiti, convegni, e però diciamo che vi voglio proporre alcune definizioni che sono state proposte da due compagni che hanno contributo ad un dibattito a cui ho partecipato l'anno scorso, organizzato dalla Rete dei Comunisti proprio sul tema del populismo, che sono Mimmo Porcaro e Ugo Boghetta, che poi tra l'altro insieme a Carlo Formenti, che ha scritto la variante populista, hanno lanciato un convegno nazionale con lo slogan di una sinistra popolare e nazionale. Ho preso questo loro testo perché credo che in maniera sintetica riassuma un po' quali sono i punti che, come dicevo prima, hanno accomunato molte organizzazioni della sinistra italiana in una impostazione della loro azione politica. Prima di tutto si dice che la formazione del proletariato come soggetto politico è in realtà una trasformazione culturale, politica e organizzativa. E questo è un primo punto su cui riflettere, perché si dice che la forma classista
giusta dell'azione del proletariato è una delle tante forme che appunto i lavoratori possono assumere. E in secondo luogo si dice che siccome negli ultimi anni il proletariato è cambiato, c'è stata la precarizzazione, no? che è dilagata, quindi è più frammentato e più disperso, allora la forma dell'azione dei lavoratori non può più assumere un carattere classista, ma assume un carattere populista. E quindi il soggetto appunto di un'azione politica di cambiamento non è più la classe, ma è il popolo. Popolo che a questo punto, qual è il suo confine? È quello della nazione. Quindi il concetto di popolo è il concetto di nazione. Di fronte a questi cambiamenti, qual è la conclusione? I comunisti si devono adeguare, devono assumere questo tipo di impostazione. Ora, rispetto appunto a questo tipo di elaborazione, il primo punto che noi come marxisti critichiamo e ancora dobbiamo controbattere è che la classe non è una delle tante forme con cui, no, si può esprimere il proletariato. Cioè, la definizione dell'azione classista dei lavoratori è qualcosa che ha una base materiale decisiva, potentissima, e che è il loro rapporto con i mezzi di produzione. Lo sciopero non è qualcosa, cioè non è appunto una delle tante cose che è stata inventata, ma lo sciopero come forma di azione collettiva che i lavoratori storicamente hanno assunto per lottare, appunto per sviluppare la lotta di classe, emerge direttamente da quelle che sono le condizioni materiali oggettive del rapporto tra i lavoratori e i mezzi di produzione in una società in cui appunto le classi decisive sono quelle che o li possiedono i mezzi di produzione oppure vendono la propria forza lavoro lavorando per poter appunto poi semplicemente sopravvivere, consentendo al capitalista di avere un profitto. Quindi questo primo punto è la classe si definisce in termini materiali, quindi in termini di una forma di azione, cioè oggi faccio lo sciopero, domani faccio la manifestazione populista. Non è così, ma c'è appunto una base materiale fondamentale. Secondo punto è, possiamo dire che i cambiamenti che si sono accumulati negli ultimi anni appunto con la precarizzazione hanno cambiato questo, hanno cambiato anche la capacità da parte della classe di mettere in campo un'azione in quanto tale? Noi pensiamo di no. E credo che se pensiamo alle categorie più nuove che si sono sviluppate negli ultimi anni, le forme di lotta che hanno messo in campo sono forme di lotta che esprimono proprio le migliori tradizioni delle lotte del movimento operaio, no? Pensiamo alle lotte nel settore della logistica piuttosto che quello che abbiamo visto in Amazon o negli scioperi di Foodora. Qual è la questione? È che comunque bisogna sempre capire che se appunto oggi non vediamo una lotta generalizzata della classe, non possiamo semplicemente fermarci a questa osservazione, ma anche andare a capire qual è stato il ruolo delle direzioni politiche e sindacali rispetto a questo dato. Questo punto è completamente derubricato, completamente tenuto fuori dal dibattito appunto a sinistra di cui parlavo prima, come se anni di collaborazione di classe nei governi di centrosinistra e di concertazione con questi governi, quindi da parte delle direzioni politiche e sindacali, fossero stati indifferenti rispetto appunto alla situazione di frammentazione, crisi, guardate, che viene osservata e rispetto alla quale si cerca di trarre delle conclusioni.
Quindi semplicemente si prende atto dello status quo e la conclusione a cui si arriva è che bisogna cambiare il linguaggio, bisogna cambiare il discorso, bisogna adeguarlo, sostituendo appunto la parola lotta di classe alla parola con la parola lotta popolare e lotta nazionale. C'è una base filosofica dietro questa elaborazione, che viene spesso citata e coinvolta in queste discussioni, che è nella teoria, nella elaborazione di Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, che appunto viene citato spesso come principale riferimento teorico, filosofico del populismo. E quindi io vorrei anche un po' toccare alcune delle cose che Laclau dice. Prima di tutto, appunto, lui definisce il populismo come un arsenale di strumenti retorici. E quindi già questo è il primo punto, cioè siamo sull'ambito del discorso, del linguaggio, della retorica, delle parole. E infatti il popolo che cos'è? Come si definisce? Come si aggrega? Si aggrega con tante domande, le chiama lui, che io definirei in maniera di rivendicazioni diverse, che appunto possono aggregarsi in una catena di equivalenze, un'altra categoria appunto che lui ha inserito in questa elaborazione, e quindi il popolo è un soggetto politico che riunisce una pluralità di richieste sociali nei confronti di istituzioni che vengono percepite come altro. E quindi, essendo che ci sono tante domande diverse, il linguaggio di un discorso populista, dice Laclau, è sempre impreciso e fluttuante. E dice che questa cosa non ha una connotazione negativa, ma anzi è una componente essenziale di qualsiasi elaborazione, di qualsiasi operazione populista. Per cui vediamo, dichiarava appunto un'impostazione idealista, di cui appunto accennavo anche prima, cioè tutto parte da come si imposta il discorso. Allora, rispetto a questa impostazione, la prima cosa che viene da così ribattere è: ma una domanda, una rivendicazione sociale, da che cosa emerge? Cioè, quali sono, insomma, deve avere per forza di cose delle basi materiali che la fanno emergere? E la cosa interessante è che Laclau fa degli esempi che in realtà queste basi materiali li mostrano chiaramente, però poi lui non porta fino in fondo il discorso. Il primo esempio che lui fa nello spiegare che cos'è una domanda sociale è riferito alle comunità di contadini in America Latina che si spostavano dalla campagna alla città, quindi città che si urbanizzavano, e che si insediavano nei dintorni di città in via di sviluppo, con un'industria che si sviluppava, e quindi che si proletarizzavano. Questo appunto è la lettura che poi noi traduciamo. La questione è che si pone una questione abitativa, perché chiaramente bisognava costruire le case piuttosto che invece le bidomille. E lui si ferma lì, il problema abitativo, quella è la domanda, ma non lega assolutamente questa, diciamo, questa questione ad un processo che invece già nella formulazione di questo esempio emerge chiaramente, e cioè come lo sviluppo capitalistico di questi paesi, in cui comunque i contadini venivano richiamati dalle campagne alle città, cioè, determina sì quel tipo di problema, ma comunque che è strettamente collegato proprio allo sviluppo delle forze produttive e ai cambiamenti, no, del capitalismo e delle classi sociali che si muovono all'interno di questo sistema. Ora, è vero che se noi pensiamo a tutti i movimenti che si sono sviluppati nella storia, non è che ogni singola rivendicazione ha per forza di cose un contenuto direttamente di classe. Cioè, ci sono tuttora movimenti per i diritti civili, per esempio. Non si può dire che abbiano di per sé un contenuto di classe,
Però la questione è che in una società come quella capitalista, che è divisa in classi, qualsiasi rivendicazione verrà affrontata, approcciata, presa in mano in modo diverso da classi diverse, che possono esprimere anche nei confronti di quella rivendicazione punti di vista molto, molto diversi, molto contrastanti. E quindi, alla fine, quando si parla di discorso populista, impreciso e fluttuante, quello che in realtà si sta dicendo, si sta addirittura rivendicando, è che con questo tipo di linguaggio in realtà si vanno a mascherare, a schermare, degli interessi di classe conflittuali e li si riunisce tutti insieme all'interno di una dimensione popolare nazionale. E infatti non a caso questo tipo di elaborazione teorica e filosofica viene ripresa poi da quelle correnti militanti nella sinistra italiana che si definiscono sovraniste e che mettono appunto la questione del sovranismo come prioritaria, quindi l'unità nazionale contro l'Unione Europea nel specifico, come qualcosa che viene al primo posto di tutte quelle che possono essere le contraddizioni tra le classi all'interno di queste comunità nazionali. Ora, il modello di questo tipo di impostazione, ed è uno dei modelli che la Clau riprende forse il suo testo più importante sul populismo, che è La ragione populista, è il cosiddetto, cioè lui lo definisce così, il progetto degli anni 40 di Togliatti, del Partito Comunista di Togliatti. È interessante proprio vedere come da un punto di vista populista, quindi idealista, cioè, prima stamattina si parlava dei fatti, no? Come gli stessi fatti possono essere letti in una maniera molto diversa da quella che poi è stato lo sviluppo storico vero e proprio. Perché come definisce la Clau la linea che Togliatti diede al Partito Comunista negli anni 40, durante la resistenza e la lotta di liberazione, una linea di collaborazione di classe e di impedimento cosciente dello sviluppo di una rivoluzione socialista in questo paese. La Clau dice: il partito doveva intervenire in una pluralità di fronti democratici, promuovendo una pluralità di domande particolari in termini nostri, cioè termini di la Clau, e condurle ad una certa unità. In questa maniera, ognuna delle domande isolate si rafforzava attraverso i vincoli che stabiliva con altre domande. E così, cosa più importante, tutte avevano un nuovo accesso alla sfera pubblica. Quest'ultima, per la presenza di questa nuova costellazione di domande, diventava più democratica e per la dispersione geografica di questa costellazione diventava veramente nazionale. Cioè, questa è la visione della lotta di liberazione, della resistenza, è una visione che derubrica completamente la lotta di classe e le aspirazioni rivoluzionarie e anticapitaliste che hanno animato quella fase della storia del paese. E devo dire che da questo punto di vista, cioè, Togliatti, cioè, quando presentò anche alla base del partito questa sua nuova impostazione, usò parole più oneste, più schiette, cioè, pane al pane, vino al vino, come si dice, perché Togliatti disse: la classe operaia, abbandonata la posizione unicamente di opposizione e di critica che tenne nel passato, intende oggi assumere essa stessa, accanto alle altre forze conseguentemente democratiche, una funzione dirigente nella lotta per la liberazione del paese e per la costruzione di un regime democratico. Qualche riga dopo, il partito nuovo, perché chiaramente questa era una svolta, cioè la svolta di Salerno non a caso si chiama così, e quindi comunque cambiava un po' anche, no, decisamente la linea, il partito nuovo che abbiamo in mente deve essere un partito nazionale italiano,
cioè un partito che ponga e risolva il problema dell'emancipazione del lavoro nel quadro della nostra vita e libertà nazionale, facendo proprie tutte le tradizioni progressive della nazione. Cioè, Togliatti, come dire, le cose le spiega molto chiaramente. Cioè, la lotta di classe adesso si ferma, l'abbattimento del sistema capitalista non è un obiettivo, l'obiettivo è puntellare il sistema capitalista e difenderlo fondamentalmente da una rivoluzione che era possibile in quella fase. E questo è il significato dell'unità nazionale. Lo era allora, come lo è oggi. Come abbiamo visto, tutti i governi che si sono chiamati appunto di unità nazionale alla fine hanno difeso il sistema e gli interessi della classe dominante. Perché appunto alla fine la questione appunto del conflitto delle classi in contrapposizione tra di loro si pone sempre. Quindi qual è la questione? È che ci deve essere un punto di riferimento rivoluzionario che sia in grado di dare alla classe lavoratrice gli strumenti per poter appunto abbattere il sistema che in fin dei conti è quello che difende gli interessi di una minoranza a scapito sfruttando la maggioranza della popolazione. E quindi ogni discorso populista comunque, cioè, finirà per, cioè, la scelta dietro c'è sempre, cioè non esiste la conciliazione. Alla fine quello che si difende è sempre il mantenimento della classe dominante. Poi si può appunto coprire questo con una retorica che mette insieme tutto, però poi di fondo gli interessi che vengono portati avanti sono quelli della classe dominante, nella misura in cui appunto non si porta avanti una linea rivoluzionaria di abbattimento del sistema. Da questo punto di vista credo che l'esperienza latinoamericana, qui appunto entro in questa seconda parte della mia relazione, è proprio la dimostrazione di questo. Il bilancio che si può fare di tutti i regimi che si sono sviluppati con caratteristiche populiste alla fine è questo, e comunque entrerò più nel dettaglio. Però prima appunto di addentrarmi su questo, credo che sia giusto fare riferimento a qualcuno che, cioè, se vogliamo parlare di teoria del populismo, abbiamo parlato di Laclau, però c'è chi all'interno di una, come dire, anche di una lotta concreta, vera, appunto di liberazione nel continente latinoamericano, per quanto comunque noi critichiamo appunto anche nella nostra rivista le sue concezioni, però almeno ha dato una teoria del populismo un po' più piantata, cioè con i piedi piantati nella realtà, ed è Aya de la Torre, che appunto fu il fondatore di un movimento, l'APRA, l'Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana, che appunto è nato nel 1924, si poneva appunto l'obiettivo di una liberazione nazionale dall'imperialismo, in particolare statunitense, dei paesi latinoamericani, con una impostazione populista, che però appunto partiva da una disamina molto precisa delle classi sociali all'interno appunto dei paesi latinoamericani. Aya de la Torre diceva: la classe dominante, la borghesia, non è in grado di guidare una lotta di liberazione perché è troppo legata, troppo succube nei confronti dell'imperialismo. Però diceva anche che il proletariato è una minoranza, e comunque una minoranza che non ancora ha capito bene, non ha ancora sviluppato una coscienza contro l'imperialismo. Per Aya de la Torre la vera classe che poteva guidare una lotta di questo tipo erano le classi medie, piccoli imprenditori, professionisti, gli intellettuali, gli avvocati, che lui riteneva essere le classi più direttamente, più danneggiate dal gioco appunto imperialista. Il tutto in un
un'ottica di sviluppo di un capitalismo nazionale, indipendente appunto, in modo che si potesse sviluppare in maniera autonoma da quella che era poi anche, cioè non solo diciamo, proprio il fatto che l'imperialismo andava proprio a depredare le risorse di questi paesi. Quella idea della torre, che tra l'altro si definiva un marxista, cioè è l'espressione di una teoria che in realtà non fu lui ad elaborare, lui semplicemente come dire, la applicò al continente latinoamericano, di una teoria ben più datata, che era quella dei due stati. Cioè che nei paesi arretrati la rivoluzione socialista doveva attendere per forza di cose che prima ci fosse una fase di sviluppo di un capitalismo nazionale in maniera indipendente dall'imperialismo. Ora, questa teoria, come dicevo, non era una novità. Qualche anno prima, non tantissimi anni prima, nel 17, nella Russia zarista era stata messa alla prova fallendo clamorosamente, perché c'erano condizioni esattamente molto simili a quelle descritte prima, cioè una borghesia completamente succube nei confronti dell'imperialismo europeo, legata a doppio filo con il sistema latifondista, quindi con questi residui feudali, incapace di condurre una rivoluzione democratica borghese contro lo zarismo, e anche lì appunto i mensceviti in particolare, cioè, ma anche all'inizio della rivoluzione un settore importante dei bolscevichi che poi fu Lenin a correggere, dicevano no, prima bisogna che sia la borghesia a fare la rivoluzione borghese, sì, appunto si sviluppa una fase capitalista e poi dopo potremmo pensare a quella socialista. In realtà nelle cose questa idea, questa teoria non poté concretizzarsi, perché la borghesia, come dicevo, era completamente incapace di condurre questi compiti, per il fatto appunto della sua di essere arrivata in ritardo nella scena della storia e di non poter giocare un ruolo indipendente, però in realtà in Russia neanche le classi medie, che poi in realtà sono quelle che cercarono appunto di portare avanti questi compiti per la borghesia stessa, quindi i partiti riformisti che tra il febbraio e l'ottobre furono al potere, non furono in grado di fare questo, e alla fine l'unica classe in grado di portare avanti i compiti democratico-borghesi della rivoluzione fu il proletariato, che però nel farlo dovette scontrarsi necessariamente con le resistenze della stessa borghesia e quindi far sfociare la rivoluzione in una rivoluzione socialista. E il proletariato russo, altro che minoranza della popolazione, cioè in una vastità territoriale enorme in cui i contadini rappresentavano 3/4 della popolazione. I fatti appunto della rivoluzione russa dimostrarono, cioè diedero la correttezza di quella che era stata l'elaborazione del rivoluzionario Leon Trotsky attraverso la teoria della rivoluzione permanente, che come si vede partiva dalle basi materiali e sociali completamente simili a quelle che erano presenti appunto nell'America Latina dell'inizio della metà degli anni 20, appunto furono gli anni in cui l'APRA si formò. E però in America Latina mancava un partito che fosse in grado di condurre il proletariato in questa rivoluzione, cosa che appunto in Russia era presente con il partito bolscevico. In America Latina appunto già pochi anni dopo questo fattore mancava, perché comunque l'isolamento a cui la Russia sovietica era stata costretta dal fallimento delle rivoluzioni nel resto dell'Europa e pose le basi materiali per una degenerazione dello Stato sovietico, per una burocratizzazione sotto lo stalinismo. E lo stalinismo riprese e rispolverò appunto la teoria dei due stati e la riabilitò in un certo senso, perché appunto per i paesi
paesi coloniali, che erano appunto come in America Latina, si teorizzò chiaramente, questo venne anche, come dire, sancito in un congresso dell'Internazionale, chiaramente era sotto la guida del partito russo nel 1928, che appunto disse che nei paesi coloniali prima la rivoluzione borghese, prima lo sviluppo del capitalismo nazionale, poi la rivoluzione socialista. Questo nonostante l'anno prima le conseguenze di questo approccio si erano viste drammaticamente nel fallimento, comunque nel massacro nel sangue della rivoluzione cinese del 25-27, in cui proprio questo approccio di totale subordinazione e capitolazione del Partito Comunista nei confronti del partito borghese che avrebbe dovuto guidare la rivoluzione Kuomintang si riversò poi appunto contro i lavoratori, che appunto vennero massacrati. E per cui è questo il punto, è la base teorica che di fatto accomunava sia i populisti appunto dell'APRA che gli stalinisti, che erano rivali, ma erano rivali a partire da una stessa concezione di subordinazione, di sostegno ad una borghesia fantomatica nazionale che poi di volta in volta veniva ricercata, che avrebbe dovuto condurre una rivoluzione borghese nazionale appunto in questi paesi. Ora la cosa interessante è che né i populisti dell'APRA né i partiti comunisti in realtà ebbero modo in qualche modo di non furono loro alla base il motivo della diffusione delle idee populiste in questi paesi o comunque no, rispetto anche ai regimi che poi si svilupparono nel concreto, ma tutti i regimi populisti che salirono al potere appunto tra gli anni 30 ma fino ad arrivare appunto agli anni 60-70 in questi paesi furono il risultato di uno scontro di forze vive che avveniva nella società, e qui ha l'importanza no, di capire le basi materiali dei processi storici, più che appunto la presa della retorica o dei discorsi. Uno scontro di forze vive perché appunto da un lato, come dicevo, c'era la penetrazione e la pressione da parte dell'imperialismo nei confronti di una borghesia incapace, legata al latifondismo, succube dell'imperialismo, però, come dire, in questo tipo di situazione si veniva a creare una contraddizione tra una tendenza alla conservazione, no? Da parte appunto di questi settori di queste classi dominanti incapaci di portare avanti appunto una rivoluzione borghese. Però dall'altra parte comunque uno sviluppo delle forze produttive che aveva una sua dinamica e che comunque si scontrava con queste tendenze alla conservazione, no? Al mantenimento di economie comunque arretrate. E in questo stallo, comunque era uno stallo dinamico, no? Con uno scontro molto vivo al suo interno, poterono emergere alcuni settori, non di classe dominante direttamente, o di classi medie che spesso si esprimevano tramite settori dell'esercito, che venivano obbligati a scontrarsi con l'imperialismo. E qui vediamo proprio che c'era un contenuto di classe dietro tutti questi regimi che si svilupparono in Messico, in Argentina, in Brasile, in Perù, in Bolivia, che diciamo è molto più potente di qualsiasi appunto, discorso, di qualsiasi retorica, di qualsiasi linguaggio. Quando dico scontro di forze vive, voglio anche però portare degli esempi concreti di questo. In Argentina, per esempio, il golpe che ci fu nel 43, nel giugno del 43, da cui poi appunto emerse Perón come leader del regime populista, anche più, come dire, più emblematico, no, rispetto a questi fenomeni, ecco,
questo golpe aveva come obiettivo di fondo quello di evitare che il paese venisse completamente svenduto e messo nelle mani dell'imperialismo e nelle mani del capitale straniero. Dico solo un paio di cose che i regimi precedenti avevano portato a casa. Nel 1933 viene firmato un patto, il patto Roca-Runciman, con la Gran Bretagna, con appunto l'imperialismo britannico, che tagliava le tasse alle imprese britanniche e concedeva completamente la totale gestione dei trasporti pubblici di Buenos Aires. Nel 1935, e questa è una cosa ancora più, diciamo, importante, veniva fondata una banca centrale in cui la metà del capitale era nelle mani di banche straniere. Un altro esempio, nell'ottobre del 68, il colpo di Stato con cui Velasco Alvarado in Perù appunto impone un regime populista, da che cosa viene scatenato? Dal fatto che il governo aveva firmato un contratto per lo sfruttamento delle risorse petrolifere del paese, un contratto con gli Stati Uniti, di cui l'ultima pagina era talmente clamorosa rispetto alle concessioni che venivano fatte all'imperialismo statunitense che venne secretata. Quindi quando si parla di settori, no, che si distaccano dalla classe dominante, che vengono costretti a portare avanti questo tipo di, appunto, spesso di volentieri di colpi di Stato, stiamo parlando di questo, di un istinto di sopravvivenza, più che di una, come dire, una illuminazione o di una o di settori particolarmente appunto più progressisti della classe dominante. Trotsky, su Lázaro Cárdenas, che governò il Messico tra il 34 e il 40, disse che la borghesia nazionale era obbligata a flirtare con gli operai e con i contadini, e allora veniva fuori la sua definizione di uomo forte orientato a sinistra. Un bonapartismo, diceva Trotsky, di tipo particolare, cioè un regime che si poneva in qualche modo al di sopra della società, ma che doveva appoggiarsi per forza di cose sulle masse sfruttate nel suo tentativo di resistere alle pressioni dell'imperialismo e appoggiarsi alle classi sfruttate nel portare avanti delle misure nel tentativo di sviluppare il capitalismo in termini indipendenti dall'imperialismo, che erano fondamentalmente nazionalizzazioni di banche, settore petrolifero, per esempio in Messico le ferrovie, e secondo luogo riforma agraria, cioè la divisione di questi enormi latifondi che appunto caratterizzavano le economie di questi paesi. Per cui quello che succedeva è che si creò all'interno di questi regimi una convergenza, che fu una convergenza temporanea però, tra questi governi, questi settori che appunto venivano al potere e gli interessi delle masse. Una convergenza di cui, come dicevo, loro comunque avevano bisogno per avere un appoggio, che poteva essere mantenuta sulla base del fatto che in condizioni in cui questo comunque determinava anche fasi di crescita economica importante, questo dava dei margini di manovra per poter fare delle concessioni al proletariato. Le stime, le statistiche sugli aumenti salariali in Argentina, per esempio, nei 10 anni successivi al golpe del 43, sono tra il 20 e il 30%, stiamo parlando. Piuttosto che il regime di Vargas in Brasile portò avanti tutta una serie di legislazioni sociali, aumenti salariali, pensioni, salario minimo, insomma di concessioni ai lavoratori. Tutto questo in una retorica che definire paternalista è una retorica da fine della lotta di classe e di appunto l'unità della nazione, no, contro l'imperialismo. Faccio solo alcuni esempi. Vargas diceva che il 1° maggio doveva diventare la data della fraternizzazione di tutte le classi
ed esaltare lo sforzo collettivo, cioè il primo maggio diventava una festa nazionale in cui tutte le classi venivano coinvolte, piuttosto che Perón in uno dei suoi discorsi disse che dice, se io fossi in una fabbrica non mi costerebbe molto guadagnarmi l'affetto dei miei operai. Molte volte questo si ottiene con il medico che va a casa del lavoratore, un piccolo regalo in un giorno particolare, il padrone che passa e dà una pacca sulla spalla. E diceva anche, quindi un po' come si fa con i soldati, è necessario che gli uomini che hanno operai le loro dipendenze arrivino a loro per queste vie, per dominarli, per farli diventare veri collaboratori. Per cui si vede come in realtà poi, e anche qui il contenuto materiale di questa retorica era fondamentalmente impedita, utilizzare appunto, avere una base di appoggio tra le masse operaie, ma impedire che queste potessero assumere un'iniziativa autonoma e indipendente. E non a caso in tutti questi regimi, direi praticamente senza eccezione, ci fu i sindacati, ci fu un'azione cosciente e ben pianificata da parte di questi governi per intruppare proprio i sindacati nell'apparato statale. Venivano o appunto presi quelli vecchi appunto e irreggimentati, oppure costruiti sindacati nuovi che appunto venivano organizzati direttamente dal Ministero del Lavoro sulla base del modello corporativista fascista, che non a caso era fu un modello per Vargas, e Perón addirittura passò del tempo in Italia per studiare come funzionavano i sindacati fascisti. Allora, c'è da dire che rispetto alla connotazione politica di questi regimi ci furono anche diverse, no? Diversi caratteri, anche diverse fasi. Nel 1937 Vargas dà chiaramente una stretta reazionaria con una nuova rivoluzione, come lui la chiamò l'Estado Novo, che aveva aperte simpatie nazifasciste, anche se poi lui entrò in guerra insieme, ebbe una svolta e entrò invece con gli Stati Uniti. Ora, la cosa interessante rispetto a questo è vedere il punto di vista che Trotsky portò appunto su rispetto anche alla posizione dei marxisti nei confronti di questi regimi. Per cui lui diceva, in Brasile vige oggi un regime semifascista che ogni rivoluzionario non può che considerare con odio. Però diceva anche, se dovesse scoppiare una guerra tra questo regime e l'Inghilterra cosiddetta democratica, quale sarebbe la nostra posizione? Lui diceva, comunque sarei dalla parte del Brasile fascista. Perché? Perché se l'Inghilterra vincesse, metterebbe un altro fascista a Rio de Janeiro e metterebbe il Brasile in doppie catene. Se al contrario vincesse il Brasile, ciò darebbe un potente impulso per la coscienza nazionale e democratica e porterebbe al rovesciamento della dittatura di Vargas. E la sconfitta dell'Inghilterra darebbe allo stesso tempo un impulso al movimento rivoluzionario del proletariato britannico. Quindi qui si vede come la cifra, no, della posizione rispetto ad una eventualità di questo tipo era qual è la posizione che fa avanzare il movimento operaio, la lotta di classe nazionale e internazionale. Mentre gli stalinisti, appunto i partiti comunisti, la mettevano sul piano o fascismo o democrazia, appunto senza cogliere invece quali erano, no, i contenuti di classe che c'erano dietro. Per cui cosa fecero? E loro andarono a sostenere di fatto l'imperialismo in molti di questi paesi, lo fecero anche in Argentina, dove appunto mentre si sviluppava questo fenomeno, il peronismo che andava a conquistare di fatto la classe operaia, i stalinisti facevano alleanze con i partiti direttamente legati con l'imperialismo statunitense, con un atteggiamento che condusse nel giro di poco tempo quella che comunque era stata una forte tradizione che si era formata negli anni precedenti ad essere completamente alienata e atomizzata
mentre appunto Teron andava alla conquista proprio dell'appoggio dei lavoratori del movimento operaio. C'è da dire che però le posizioni degli stalinisti non erano mai un principio di fondo, no? Prima, quando ho citato Trotsky, c'è chiaramente una, come dire, una logica, no? È un criterio che lui applica rispetto a come porsi rispetto ad un regime di questo tipo. Per gli stalinisti, cioè, c'era uno zigzag continuo, perché io ho fatto riferimento a quando comunque loro si posero in termini filo imperialisti, ma ci furono anche casi in cui invece portarono avanti una posizione di subordinazione supina nei confronti invece di questi regimi. Fu il caso appunto in Messico, in cui sotto appunto Cárdenas la burocrazia stalinista e i funzionari stalinisti erano proprio lo strumento con cui i sindacati venivano irreggimentati e controllati dallo Stato. Ed è il caso anche del Perù, quando inizio degli anni 70 il regime venne in conflitto col movimento operaio perché dovette cominciare ad attaccarlo sulla base del fatto che i margini di manovra di crescita economica erano venuti meno, il Partito Comunista addirittura cominciò ad espellere quei dirigenti sindacali che erano a favore degli scioperi che si stavano sviluppando, quindi svolgendo una vera e propria azione di aperto crumiraggio. Ora appunto queste posizioni che lo stalinismo assume possono sembrare contraddittorie, cioè appoggio acritico da un lato oppure contrarietà e opposizione filo imperialista dall'altro, però in realtà c'è un contenuto comune. Cioè, comunque una subordinazione alla borghesia nazionale o imperialista, a seconda di quello che in quel momento faceva più comodo agli interessi di Mosca, e in secondo luogo c'era comunque il fatto che non solo si rinunciava a costruire un punto di vista di classe alternativo indipendente, ma addirittura i partiti comunisti diventavano un ostacolo a che ci fosse appunto un'iniziativa indipendente da parte dei lavoratori, un ostacolo attivo, aggiungerei. Invece appunto la posizione dei marxisti riassunta da Trotsky, per esempio appunto nei confronti del regime di Cárdenas, che lui conobbe molto da vicino, dato che viveva proprio in Messico in quegli anni, fu di appoggio critico nei confronti delle misure progressiste come la nazionalizzazione e la riforma agraria, ma portando avanti contemporaneamente la rivendicazione dell'indipendenza di classe, del controllo operaio su appunto le industrie che venivano nazionalizzate, in una prospettiva comunque rivoluzionaria che andava a mettere in discussione il capitalismo, che quindi in prospettiva veniva a scontrarsi con la stessa borghesia nazionale che appunto era incarnata da questo tipo di regime. E per cui la questione è che questi regimi vivevano una contraddizione intrinseca, cioè avevano bisogno dell'appoggio delle masse, ma allo stesso tempo vivevano nel terrore che questo gli potesse sfuggire di mano e che queste potessero assumere un'iniziativa indipendente. E di fronte a questa possibilità non è che ci pensavano su molto, cioè la scelta era chiara e netta: difendere il capitalismo e scendere anche a compromessi con l'imperialismo, come fece Perón nel 55, quando era sotto attacco dall'imperialismo statunitense, ma piuttosto che scatenare un movimento rivoluzionario che appunto avrebbe potuto rispondere a questi attacchi, pur di non rischiare che questo movimento potesse sfociare una rivoluzione socialista, preferì scendere a patti e ritirarsi in un esilio dorato, che è durato fino al 73. E quindi quello che si vede è che in realtà questo tipo di regimi non furono neanche in grado di sviluppare in maniera conseguente e fino in fondo neanche la lotta nei confronti dell'imperialismo, perché anche lì, per portarla avanti fino in fondo, era necessario per forza di cose lottare contro la stessa borghesia nazionale e abbattere
combattere il capitalismo, nazionalizzare sotto il controllo operario le principali leve dell'economia, perché altrimenti si finiva comunque per dover scendere a compromessi se si voleva rimanere in un'ottica di compatibilità del sistema capitalista. Questo fu vero per Perón, fu vero per Vargas, che dovette anche basarsi su finanziamenti statunitensi, perché comunque entrò in guerra con gli Stati Uniti, e fu vero per Velasco Alvarado, che anche lì dovette riaprire appunto le trattative con l'imperialismo, e lo vediamo anche oggi, cioè in Venezuela, in maniera particolarmente drammatica. Comunque vediamo come dopo due decenni di una rivoluzione che non è arrivata a mettere il punto sul superamento del sistema capitalista nella lotta contro l'oligarchia e contro l'imperialismo, il regime che è voluto rimanere così a mezz'aria alla fine ha determinato un caos che si è rivoltato contro le masse, e si vede proprio chiaramente le conseguenze drammatiche della mancanza di un punto di vista di classe indipendente, di un fattore soggettivo, di un partito rivoluzionario della classe operaia che sia in grado appunto di fare poi fondamentalmente quello che i bolscevichi fecero in Russia, cioè portare avanti i compiti dell'indipendenza dall'imperialismo, facendolo dovendo abbattere necessariamente il capitalismo. E mi avvio quindi a concludere tirando le somme su alcuni punti che ci rimangono come lezioni, come spunti di riflessione da queste esperienze storiche concrete in cui il populismo è stato messo alla prova. E da un lato il fatto che appunto alla fine della fiera si può parlare di discorsi, di retoriche, tutto quello che si vuole, però poi si vede come la spinta decisiva viene dalle basi materiali della società dalla capacità di un sistema di svolgere o meno un ruolo progressista, una cosa che appunto si pone in contraddizioni concrete rispetto alle quali qualcuno è chiamato a dare una risposta, e quando appunto non c'è una risposta da parte appunto della classe lavoratrice, ci saranno altri fenomeni che emergono. E che comunque, volendo anche tornare ad una dimensione diciamo, più attuale, quello che noi vediamo rispetto a anche a quello che succede in Italia rispetto appunto alla diffusione o alla fortuna delle idee populiste, alla fine ha delle basi oggettive molto, molto forti che sono in un'accumulazione di rabbia, di frustrazione che in ultima istanza è stata generata da quando il capitalismo, in particolare 10 anni fa, ha dimostrato di non poter più dare prospettive ai giovani, comunque alla maggioranza della popolazione, e rispetto a questo, a questo accumulo di rabbia e di frustrazione, sono stati cercati dei canali di espressione. In Italia l'espressione si è avuta appunto nel modo che conosciamo, con l'esplosione di questo movimento, rispetto al quale però, e qui il secondo punto di riflessione che ci rimane anche dallo studio della storia latinoamericana, quello che fanno le organizzazioni del movimento operaio, le direzioni sindacali, non è che è indifferente, gioca un ruolo decisivo. Faccio un esempio banale: se contro la Fornero la CGIL fa 3 ore di sciopero e poi chi si è visto, cioè ci sarà un motivo per cui poi c'è appunto, come diciamo, l'illusione che possa essere Di Maio o anche Salvini, addirittura per i settori più arretrati, che comunque mette quello nel suo programma. E quindi quello che fanno o quello che non fanno le direzioni politiche e sindacali gioca un ruolo determinante, e l'esperienza dello stalinismo in America Latina penso che sia chiarissima da questo punto di vista. È vero che ora che appunto si sta formando
formato un governo con 5 stelle che parteciperanno, i nodi verranno, a un certo punto verranno a pettine, questa illusione populista verrà in qualche modo chiarita, verrà delusa. Dopodiché, come marxisti, come rivoluzionari, noi non è che possiamo stare semplicemente, no, ad aspettare che le cose facciano il loro corso, ma abbiamo anche l'urgenza di costruire un'alternativa di classe che appunto di cui vediamo come la mancanza, no, sia anche qui un altro elemento fondamentale di determinare le traiettorie dei processi. E quindi è importante anche approcciarsi a questo tipo di discussioni, come anche veniva detto questa mattina, non tanto con uno spirito di interesse così generico, intellettuale, ma con l'idea che sono uno strumento vivo che ci serve oggi per poter appunto costruire quell'alternativa di classe rivoluzionaria che è necessaria per poter lottare contro l'illusione populista.